Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata, Vernia o non Vernia? Questo è il problema con Giovanni Vernia. Un one-man show dove Vernia balla, canta e recita con generosità pari al suo piacere evidente di stare sul palcoscenico. Ascoltiamo l'intervista con Giovanni Vernia. Sul palcoscenico con Giovanni Vernia in questo spettacolo frizzantissimo, Vernia o non Vernia, che succede? Succede un po' di tutto, insomma, è uno spettacolo dove mi diverto per due ore perché poi mi buttano giù con dei fucili, ci sono dei cecchini in sala, perché sennò io starei anche 2 ore e mezza. Siamo io, il maestro Marco Saviu qua, maestro di Sanremo, tre anni ha fatto Sanremo, noi ci siamo conosciuti a Sanremo quando io fui ospite dalla Clerici, che salutiamo, ciao Antonella. E poi dopo lui ha fatto tantissime cose, adesso invece è con me sul palco. Sei andato a Sanremo, successo strepitoso, ti sei portato appresso il maestro. Com'è andata questa cosa qui? È andata perché a me piace molto la musica, al maestro anche perché è maestro, e quindi alla fine lo spettacolo che facciamo qua è un, diciamo, una parola che però io mi vergogno un po' a dirla, però l'hanno detta gli altri. È uno spettacolo che è un one man show, vero maestro? One man show all'americana proprio. All'americana, nel senso che faccio di tutto, racconto, facciamo i monologhi, racconti, che racconta un po' anche la mia infanzia, come mai ho iniziato a fare il comico, perché io non sono una persona normale. Infatti Vernia o non Vernia, questo è il problema, perché non riuscivo mai a essere me stesso. E in tutto questo c'è anche molta musica, perché è una delle mie passioni, perché i personaggi che io ho sempre fatto hanno a che fare con la musica, da Johnny Groove siamo noi, che sa cos'è, feci Mengoni, feci Lorenzo Giovanotti, del pazzesco. In estate venivamo a passare le vacanze a Genova del Colle. Quindi, mentre i miei amichetti a Genova in estate andavano a imparare l'inglese in Inghilterra al college, io venivo a imparare il barese a Genova del College. E quando a settembre tornavo a scuola, i miei amichetti, hello Giovanni, how are you? E io, ehi, ciao, cosa si dice in Inghilterra? E questo era luglio. Però mamma era siciliana, quindi luglio c'era del college, ad agosto l'Erasmus si sposava in Sicilia. Sono passati più di 10 anni dai successi di Zelig. Questo spettacolo rappresenta la maturità per Vernia, naturalezza sul palco e un attento lavoro sui testi che non sono mai banali, mai legati a mode o tormentoni e soprattutto mai volgari. Questo nuovo spettacolo è in effetti un lungo esercizio di leggerezza intelligente e un divertentissimo educato viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Pistola alla tempia, Giovanni Vernia sceglie il personaggio preferito. Qual è? Francamente non ce n'ho uno, perché se lo faccio mi diverto, vuol dire che lo amo, quindi se no non sono uno cattivo, però anche perché la mia testa è molto confusa. In questo spettacolo lo facciamo vedere, perché per esempio la musica, no? La musica, se parte un rapper delight, no? È come se, no, se parte un rapper delight, il rapper delight è, no? Se, senti il rapper delight, senti, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vedete così, no? Adesso the hip, ha, the hip to the hip, hip, hop, you don't stop, the rocket to the bam, 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 the bomb, bomb. Prende qualche cosa questa musica qui, mi va su, giù, destra, di sinistra, e poi mi ritorna qui, hey. Ma cosa la destra, oh, se è la sinistra, oh, oh, oh. Se sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, hey. Oh, 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 il danza. Ma cosa va a mangiare che da fatta mai? Tengo la televisione, 36 canali e va a fianco. Comunque vadano le cose, mi basta. E se ne frega se qualcuno ritendo, poi chiamiamo per tempo, ma intanto io ho primavera, io continuerei per 6 ore. Certo, bellissimo, bellissimo. Figuratevi com'è questa sera lo spettacolo. Ma è vero che tu facevi l'ingegnere? Meno male che ha smesso. Io sono ingegnere, veramente ho fatto l'ingegnere e adesso faccio il comico, quindi su questo palco sono l'esempio vivente che al giorno d'oggi, anche per fare il deficiente, il diploma non basta. Ci vuole la laurea, quindi prendete una laurea e finirete come me. Poi questo è il rumore degli ossa. Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. Ma se tu dormi sepolto in un campo di grano, nella rosa non entro le palle che ti fa bene all'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri e rossi. Ora, ai concerti non andavo, mi accendi, poi lui andavo, mi ricordo.
Immerso da protagonista nel flusso continuo di dati e informazioni, mode, stili, manie e idiosincrasie della nostra epoca, Giovanni Verni è in grado di tirarsene fuori con l'ironia e il talento. Ed ecco per esempio che un fatto banale come l'aggiornamento del sistema operativo del telefono diventa un microdramma notturno comicamente angosciante in cui l'infelice telefono servitore viene preso in ostaggio da un sistema operativo che pare un crudele camorrista e viene restituito irriconoscibile all'ignaro padrone che intanto dorme. Giovanni Vernia oggi cosa farebbe in TV? Programma di Giovanni Vernia, titolo, che cosa succede? Diamo un'ora a Giovanni Vernia. Io il titolo ce l'ho già, ma non lo posso dire, sennò me lo copiano. Cioè, il programma c'è già, è già fatto, già tutto, c'è già un promo, c'è già tutto. Parla di un po' delle manie dei nostri giorni, ma non solo delle manie dei nostri giorni, anche di quello che facciamo diventare mania. Però in chiave ovviamente comica, no? Quindi, perché su tutto si può, cioè una risata è la miglior riflessione secondo me sull'attualità, e che è quello che succede anche in questo spettacolo. Se tu prendi le mode del momento, sì che c'è, fra la musica c'è la musica trap, è la moda del momento, ma una moda del momento sono anche le buche a Roma, sono una moda del momento, si può sorridere anche di quello. Come diceva Bukowski, la gente è il miglior spettacolo e non si paga il biglietto. Cosa cambia e come è cambiato Giovanni Verna da Zelig? Pochissimi minuti, tempi ridotti, a uno spettacolo completo, tra musica, gags, contenuti anche diversi. Come è cambiato? Ma sai, Zelig è stato un trampolino di lancio bellissimo, io mi divertivo a fare i personaggi che facevo, però ovviamente a Zelig non c'è lo spazio per fare quello che vorresti fare, no? E poi quello che volevo fare l'ho fatto qua e là in altre trasmissioni, non so, mi piace cantare, l'ho fatto a tale quale show, mi piace raccontare, fare monologhi, l'ho fatto su Sky, mi piace fare satira sull'attualità, lo facevo sul web. E un giovane che cosa dovrebbe fare oggi per diventare un performer, un attore, un comico? Niente, perché non vogliamo concorrenza, quindi no, cioè, già ce n'è troppi, sono più comici che avvocati, quindi lasciate stare. Se dovete fare il comico cambiate idea, fate un'altra cosa che è meglio per noi che abbiamo famiglia, è meglio che altri bravi non arrivino. Abbiamo recuperato una canzone, il suo profilo professionale, e pensiamo che lei sia la persona giusta per questa azienda, è vero? Io. Perché abbiamo visto che ha avuto grandi esperienze internazionali, mentre noi siamo una realtà fortemente piemontese. E io lì. Ma sa che non si capisce affatto, eh? Senti. Tre minuti sono rimasti per sempre. Guardi, lascia la porta, arrivederci, grazie. Tutto bene? Il teatro del mondo fa parlare gli oggetti più banali e personifica le idee, moltiplicando le voci sul palcoscenico. È un continuo esercizio virtuosistico di Giovanni Verni, assistito da un corpo dinoccolato ed espressivo, pronto a ballare, contorcersi, strisciare e correre, inseguendo la propria allegria e quella del pubblico. Con lui il maestro Marco Sabio, complice musicale che sottolinea gli esilaranti colpi di scena di uno spettacolo dal ritmo vertiginoso e pieno di inventiva. Maestro, ma com'è questo Vernia sul palco? Molto divertente, bisognava contenerlo, però devo dire, io non mi sono mai divertito così tanto. La prima volta che lavoro con un comico, insomma, devo dire che è un'esperienza meravigliosa, quindi spero di continuare a fare cose con Giovanni. Molto divertente. Lui è un musicista pazzesco e per stare dietro a me non è semplice, perché io sono anche un po' matto, no? Quindi a volte magari fissiamo una tonalità, poi a me mi viene un'idea, allora ne facciamo un'altra, poi magari facciamo una canzone, poi ce ne metto un'altra. Per esempio prendi Ed Sheeran, no? Eravamo partiti, io lavorando in radio, mi piace la musica e tutto, ed eravamo partiti a fare una canzone bella, volevo fare una canzone bella. Invece io un giorno a farlo. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fall in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Lui mi viene dietro, poi fatti un po' prendere.
siamo, capito? Io faccio queste cose qua. Per un maestro del suo calibro, insomma, venire dietro a un pazzo del mio calibro non è semplice, invece lui è proprio bravo, bravo. Giovanni Vernia, che ti piacerebbe fare a cinema oggi? Mi piacerebbe... Tipo di personaggio? No, personaggio no, al cinema... Diciamo che adesso il mio campo preferito è questo, è il palco, perché ho le mie due ore. A me piace molto il pubblico, quindi mi piace avere il pubblico davanti, mi piace vedere la reazione, cioè io sono drogato dal suono della risata, quindi quello è la cosa che a me piace di più. Al cinema, se ci sarà l'occasione poi di dedicarsi, perché è un mestiere, non puoi far tutto. Cioè faccio la radio, faccio la televisione, faccio il teatro, non è che puoi fare tutto quanto, devi dedicarti, sennò le cose vengono male. E se un giorno ci sarà l'occasione di dedicarsi al cinema, mi piacerebbe fare una commedia, come sempre dicevo prima, che diciamo faccia un po' la commedia all'italiana, che faccia sorridere sul nostro paese. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Beh, noi salutiamo tutto il pubblico di Dietro le Quinte, anzi tutto il pubblico di Dietro le Quinte, siamo andati a prenderlo uno per uno, Dietro le Quinte, io e il maestro. Ciao a tutti, buona serata. Marco Sabio, vi aspettiamo a teatro, siamo in tutta Italia praticamente, le nostre date le guardate sul mio sito giovannivernia.it e veramente vi coccoliamo tantissimo. Soddisfatti o rimborsati? È proprio questo lo slogan dello spettacolo. Sai che escono soddisfatti? No, per adesso escono soddisfatti. No, allora, posso dire, la cosa più bella che ci dicono quando usciamo è: ma sai che non ce l'aspettavamo, perché si aspettano tutti che arrivo lì travestito, faccio due persone, invece non mi travesto, anzi mi vesto bene, questo è il Dietro le Quinte, cioè siamo venuti come due scappati di casa, ma perché sono le Dietro le Quinte, il backstage, se no eravamo vestiti, dopo ci vestiamo bene. Era mio padre che faceva finta di russare nel corridoio. Era mimetizzato nella tappezzeria, si vedevano solo le pupille e le medaglie sul pigiama. Lì ho capito perché scartarono Rambo. Io nudo con la chiave in mano, faccio buongiorno, e lui dice buongiorno un cazzo. Guarda che ora ti sei ritirato, con l'orologio così, ma vai a dormire, drogato, ma ti vergogni. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.